Nel Vangelo di oggi Gesù manda i propri discepoli a due per affidare loro in qualche modo quella missione che dovrà essere loro affidata stabilmente dopo la sua morte. In realtà, leggendo l'episodio del Vangelo di oggi, possiamo considerarlo quasi come un momento di formazione dei formatori, di cui vorrei ripercorrere le tappe leggendole in termini pedagogici. Innanzitutto c'è, potremmo dire, un tirocinio osservativo, in cui i discepoli vengono dapprima chiamati e Gesù si propone come modello per la missione che poi affiderà loro. Quindi attraverso le parole e anche attraverso i segni, i prodigi, perché anche i discepoli compiranno gli stessi segni, gli stessi prodigi che era solito compiere Gesù. Il secondo passaggio è quello del debriefing riflessivo, cioè in tanti momenti durante il tirocinio osservativo, cioè durante il momento in cui loro vedevano Gesù all'opera, poi Gesù li prendeva in disparte. Solo i 12 discepoli più vicini. Dice: avete visto cosa ho fatto? Avete sentito cosa ho detto? Ecco che poi arrivava una spiegazione speciale per coloro a cui era riservata una comprensione in più, una comprensione supplementare, ma non solo per se stessi, ma proprio in vista della loro missione. Il terzo momento è quello della messa alla prova. Se posso usare una terminologia che è in voga adesso, soprattutto nel mondo della scuola, potremmo dire è un compito di realtà. Un compito di realtà in cui i discepoli sono messi alla prova per davvero, nella realtà vera, devono predicare per davvero, fare prodigi, miracoli, per davvero. E quindi in questo senso è una prova molto forte. Noi chiaramente non possiamo ai nostri allievi chiedere i miracoli, questo lo sappiamo benissimo, però possiamo metterli alla prova. È interessante come siano inviati a due. Potremmo considerare questo elemento non solo il fatto che si facciano compagnia, ma una sorta di peer evaluation. Cioè, nel senso che a due i discepoli, questo per un formatore è molto importante, hanno la possibilità di aiutarsi ma anche di osservarsi a vicenda. Quando ci occupiamo di formazione formatori è importantissimo che mettiamo i futuri formatori nella condizione di potersi osservare a vicenda e quando lavoriamo come formatori è sempre importante avere qualcuno che possa farci da specchio. Poi capiterà anche di dover lavorare da soli, ma il fatto di poter contare sul fatto di poter essere a due è veramente un'indicazione di metodo particolarmente importante e particolarmente significativa. Io credo che rileggendo questo episodio, che ha chiaramente un suo significato spirituale, anche solo dal punto di vista dello stile di mentoring, di formazione formatori messo in campo da Gesù, troviamo degli spunti straordinari per occuparci anche noi oggi di formazione e di formazione dei formatori.